Che poi commenti di... In realtà purtroppo, regà, non sta su Crunchyroll. Vorrei tanto. Vorrei tanto. Sarebbe stato bellissimo leggere i commenti di Crunchyroll. Ma purtroppo non sta su Crunchyroll. Quindi non possiamo leggerli. Non possiamo leggerli. Quindi sì, niente commenti di Crunchyroll. In realtà ci sarebbe una cosa che potremmo fare, così tanto per... Magari potremmo andare a vedere i commenti di un sito molto bello. Sì, vediamo un attimo. Sono curioso. Sono curioso. Allora, episodio 9 di questo bellissimo sito. Ma sono in ordine? Sono in ordine o... No, non sono in ordine. Non so... Porca di quella puttana. Non sono in ordine, non sono. Che merda. Ah, vabbè, forse... Ok, no, forse questi sono in ordine. Troppo belle le faccine di quelli del Black Dragon che si sconvolgono. Mikey e Draken sono troppo Giga Chad. Scena post-ending top. Il calcio che Taiju ha preso da Mikey, epico. Grande anche Takemichi che è riuscito a resistere. No, io non ce la faccio, raga. Mi sta venendo un cancro. Io vi giuro, voglio uccidermi. Io voglio faccina felice e cuoricino. Grande anche Takemichi che è riuscito a resistere fino alla fine. Faccina felice e cuoricino. Io voglio morire. Uccidetemi. Non ce la faccio. Non ce la posso fare. No, io non ce la posso fare. Che episodio. Fuoco, fuoco. Draken, tizio Giga Chad. Draken. Rega, è normale che Taiju mi faccia pena, cioè poverino, però è anche stronzo, però poverino aiuto. No, io... Oddio. Oddio, ragazzi, io non ce la faccio. No, no, qua è peggio di Crunchyroll. Sono peggio di Crunchyroll questi commenti. Ma che gente è? Da dove escono fuori? Come fanno a esistere cose... Dai, già, basta, andiamo... Cos'è? Che bella che è Yuzua, su questo va bene, ci siamo. Epico. Va bene. Ah, aspetta, 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 aspetta. Forse è una persona che ha scritto qualcosa di sensato. Ayman, credo in te. Forse tu hai scritto qualcosa di sensato. Oh, aspetta, oddio, già l'ho letto. Questi episodi sostanzialmente hanno fatto schifo oggettivamente. Oh, l'anime è molto bella, ma questi episodi sono stati proprio brutti. Tra Takemichi, sacco da box, dove prende pugni da un colosso, il quintuplo di lui, e niente da dire su Akai e San... Oh, grato. Una persona sana qua in mezzo. Poi giustamente un alto mingherlino come Draken è riuscito a battere 30 persone. In realtà dicono 100, però forse erano 3. Anche 30 sono troppe. Vengono massacrate così, mentre uno come Takemichi, aggiungo debole, inutile molto spesso e non sa combattere con chissà quanti pugni calci. Ripeto, da uno come Taiju rimane ancora in piedi. Oh, ah, veramente. Esistono ancora persone decenti a questo mondo. Veramente. Grazie, Ayman. Grazie di esistere, Ayman. Grazie di esistere. No, Taiju, faccina triste. Anime migliore. Takemichi! Takemichi! Mi sa pure scritto male. Takemichi come si scrive? Aspetta, aspetta, aspetta. No, non ci posso... L'ha pure scritto male. Oh, madonna. Takemichi, anime migliore. Con la propicca di Tokyo Revengers! Dai, no, è la fine, raga. Non dovevo scoprirli questi commenti. Questi commenti sono una cosa assurda. Un bel calcio volante atomico di Mikey è tutto risolto. Korega Sutando, Norioko Da... Direi invece che Muteki no Mikey, vabbè. Episodio troppo... No, eccolo, eccolo, eccolo! Ovviamente ci stava il tizio che ha scritto il papiro per descrivere tutte le cose negative di tutta questa stagione e doveva arrivare lui. Doveva arrivare la persona che scriveva il papiro per dire... Il papiro, vabbè, alla fine non è manco troppo lungo, per scrivere cose positive. Episodio troppo bello, devo essere sincero. Taiju non mi piace così tanto, ma vederlo in quello stato, aver perso contro Mikey, aver perso tutta la Black Dragon ed essere stato lasciato da Kokoe e Inui, mi rattrista. Mi rattriste. È però bello che nonostante ciò che Taiju ha fatto a Yuzua, lei gli vuole bene. Episodio per me troppo bello e commovente, anche per il fatto che Mikey ha detto a Natale vado sempre in moto con mio fratello e Baji, mostrando il portafortuna di Baji. L'anime è troppo bello, quasi come la prima stagione. Potrò dirlo ufficialmente quando l'anime sarà completato. Sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Sasuke Uchiha. Hai assolutamente ragione. Capitolo del manga. No, mi spiace, ma no. L'anime non è uguale al manga. Ci dovevano essere altre cose e poi era Takemichi a fare. Comunque, sì, bell'episodio, ma non come il manga. L'anime è rimasto fedele fin troppo a lungo in 24 episodi. Quindi ci sta che prima o poi cambi binario rispetto all'originale. Questi sono i commenti delle persone sotto questo episodio. Cancelliamo. Cancelliamo perché non vi giuro, regà, non pensavo. È la prima volta che leggo i commenti sotto quel sito. Non credevo che raggiungevano questo livello. Una cosa
veramente. Ecco, queste. Che episodio. Draken. Scena post-ending top. Mai e Draken sono troppo giga chad. Il calcio di Taiju, grande Takemichi. Queste sono le persone a cui piace Tokyo Revengers. Ma vi rendete conto? Cioè, queste sono le persone a cui piace Tokyo Revengers. E che gli devi fa? Beati voi. Beati voi, raga. Pizza e anime, Zico, Luxis, Compeito, beati voi. Io posso solamente dirvi beati voi. Beati voi. Beata ignoranza. Posso solo dire questo. Commenti episodio 7. Ma sto punto. Ma perché no? Episodio 7. Allora, l'episodio 7 è quello. Ah, l'episodio 7 è quello merdoso. Perché l'episodio 8 è bello. Mamango! C'è ancora Mamango! È quello di prima! Che entrata in scena che ha fatto Mitsuya. Che bello vedere Takemichi che mostra le palle. Continua a combattere anche se è ridotto di merda. Brividi, solo brividi. Takemichi, cuore, 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 cuore. Takemichi durability tier 0, la pelle d'oca. Messaggio per i mangaka. I mangaka, per favore dategli un po' di muscoli. Capisco che volete che il suo punto di forza sia il non arrendersi mai e tutte le solite stronzate in ogni anime, ma almeno fate che si riesca a difendersi una buona volta e che riesca a fare un pochino male con i pugni. Forse un commento sensato, se non fosse che credo sia un solo mangaka. Però, vabbè dai, Ken Wakui. Ken Wakui, quando leggerai il messaggio di Asnat su questo sito, provvedi a fare delle modifiche a Tokyo Revengers. Minchia, ta che le stai buscando di brutto, ma sei comunque un leone. Punto esclamativo. Sbaglio, pappamolle, ha un collo più lungo del solito. Hai perfettamente ragione, chiunque è stato coinvolto in una rissa che non puoi, sa che non puoi fare come Takemichi perché rischi danni irreversibili. Quello vuol dire che se vuoi fare un manga in cui le risse sono molto presenti, non puoi metterci almeno le dinamiche più elementari. Tipo proteggersi la testa e non voltare mai le spalle. Vabbè, un altro commento sensato in mezzo a questa cloaca. Però, no, i commenti sensati non ci vanno bene. Mamma mia, Takemichi ha finalmente uscito i coglioni. L'episodio è bellissimo, come sempre. Questo anime mi lascia senza parole. Capisco le critiche sull'irrealismo dei combattimenti, però... Se Takemichi fosse stata una persona normale e non un protagonista di un anime, sarebbe morto già da un pezzo. Comunque, sia la storia che sia la storia deve continuare in qualche modo, no? Comunque, sia la storia deve continuare in qualche modo, no? Ah, comunque sia, ok, l'ho letto male, non c'era la virgola. Comunque, se Takemichi fosse stata una persona normale e non protagonista di un anime, sarebbe morto già da un pezzo. Tenendo a mente che teoricamente Takemichi è una persona normale. Però, vabbè, è ambientato in un mondo normale, quindi ti aspetteresti che... Però non ho capito proprio... Capisco le critiche sull'irrealismo, però... Capisco le critiche, però se Takemichi fosse stata una persona normale sarebbe morto. Vabbè, questo... Non so come scrive questo. Veramente, nella realtà Takemichi ha la faccia rotta e non riuscirebbe neanche a parlare. Conosco una persona che si è rotta la mascella. Hai perfettamente compreso, tanta roba, sanno come far crescere l'hype... Eccolo Takemichi, è vero, arriva Takemichi. Episodio molto intenso, pieno di imprevisti, ma le parole finali di Takemichi sono state spettacolari, ma allo stesso tempo divertenti. Oh, almeno Takemichi stesso si è reso conto che facevano ridere le parole quando ha detto io diventerò il capo della Black Dragon. Ah, no, me ne vado, basta. Sta per diventare Luffy contro Katakuri. Madonna santa. Pure queste bestemmie tocca leggere. Luffy Katakuri. Ma Takemichi contro Taiju sta per diventare Luffy contro Katakuri. Questo episodio è fighissimo. Oh, Sasuke Uchiha, eri pure prima. Amo davvero... No, oh mio Dio. Vabbè, troppo lungo, non c'ho voglia. Pretendere realismo in un anime che con una stretta di mano si viaggia nel tempo sarebbe inutile. Va valutata la storia e il ritmo degli eventi. Comunque, bell'episodio. Giusto? Pretendere realismo sarebbe inutile. Va valutata la storia e il ritmo degli eventi. Ma andiamo a fanculo totalmente il realismo. Totalmente. Facciamo finta che non c'è il realismo. Fa comunque cacare. Incredibile. Incredibile. Fa comunque parecchio schifo. Anche se non c'è, anche se togli il realismo. Che comunque è una cosa importante, eh. È una cosa leggermente importante, il realismo, però. L'unica cosa in cui provo Takemichi è prendere botte. Takemichi, sacco da box, ha tirato fuori un po' di coraggio. Ha una forza di resistenza e un coraggio pazzesco. Vedo che molti non capiscono cosa si intende con realismo e del perché è un elemento fondamentale per avere un anime di qualità. In questo caso si parla di semplice fisica. Non mi pare che Takemichi abbia la mascella d'acciaio. Il fatto che esistano tante cose che non tornano, che non vengono giustificate o che non hanno senso in una narrazione, la fa perdere di gusto. Applausi a Ypsilon Lowliet. Oh, visto, comunque, veramente, ripeto, almeno un commento su 10, su 20 forse, ha senso. E anzi, scrive cose molto sensate. Quindi devo dire che comunque c'è gente ancora sana di mente a questo mondo.
Vabbè, io, raga, basta Tokyo Revengers, 4 a questo episodio, merda totale, non ho altro da aggiungere. Questo perde pure tempo a scrivere un commento dove spiega come stanno le cose ai fag di Tokyo Revengers. No, ma vi giuro, io non credevo che la situazione fosse così grave. Adesso che ho letto i commenti sotto questi episodi, mi rendo conto che la situazione è gravissima. È veramente, veramente gravissima. Cioè, io non so proprio come... Saranno ragazzini. È l'unica cosa... Saranno ragazzini, cioè l'unica scusante. O sono persone che vivono in un mondo fatato, probabilmente. Un mondo solo loro. Perché non si spiega altrimenti. Per carità, meglio per loro. Cioè, da una parte, guardate, meglio per loro. Meglio per loro. Credo che se delle persone non riescono a notare problemi di questo tipo e a, anzi, farsi, come dire... carriare, cioè farsi trasportare in questo modo a livello di emozioni e tutto quanto da un anime del genere senza notare i palesi problemi che ci sono, raga, gli va bene tutto. È come la frase che ha detto Maurizio Merluzzo, e cioè alle persone a cui piacciono ste robe di merda gli va bene tutto, cioè non si accorgeranno mai che qualcosa, cioè se ti piace Tokyo Revengers in questo modo, che lo adori alla follia, oh, buon per te secondo me. Non c'è altro da dire. Se ti piace a questo livello da inneggiarlo a capolavoro, ti piacerà qualunque cosa nella vita, probabilmente. Quindi, cosa anzi negativa, però, se vogliamo parlare di una cosa negativa di questo discorso qua, per quanto ovviamente le opinioni personali e i gusti personali siano insindacabili, il problema principale è che noi ci ritroviamo opere di merda come Tokyo Revengers, che ha avuto un successo clamoroso. Proprio per persone come queste, se ci pensate. Non lo so, cioè se vedi anche l'altro lato della medaglia, non è proprio bellissimo, sinceramente. Cioè vedersi che Tokyo Revengers sbanca le classifiche, manga vendutissimo. Io ripeto, spero che veramente che le prossime stagioni siano incredibili, perché dopo una stagione del genere, io fossi stato un lettore del manga ai tempi Tokyo Revengers, l'avrei droppato al 100%. L'avrei proprio subito droppato Tokyo Revengers dopo una stagione del genere, quindi spero veramente che andando avanti sarà bello come tutti dicono, perché se vende così tanto, almeno spero di avere almeno un minimo di, come dire, fiducia nell'umanità, un minimo di fiducia per sperare che le persone non sono così bacate da continuare a comprare un manga in Giappone, si parla in Giappone, un manga che fa schifo, non avrebbe senso, quindi...